Ciao ragazzi, un nuovo video visto da Valentina al cesti l'angolo del focolare. Ok, stavo dicendo la Valli, vabbè. Ciao Vale! Allora, 10 consigli per una casa pulita. Ho già fatto una specie di video simile a questo, vi lascio tutti i link giù nell'info box sull'organizzazione, pulizie, eccetera, così guardate tutti i miei video, spero vi piacciono. Scusate se appunto non sono magari molto sexy, molto truccata bene, ma non mi interessa, l'importante è quello che vi dico. Ho visto questo video appunto dal cesti l'angolo del focolare Valentina, bravissima, vi lascio il link anche del suo canale giù nell'info box. Spero mi vediate, nuova postazione, sto girando tutta la casa per fare video in modo diverso, in posti diversi, eccetera. Iniziamo. Allora, prima cosa, togliere le scarpe appena si entra in casa, mettere le pantofole o le calze antiscivolo. Allora, quando si esce ovviamente e si entra in casa bisogna togliere le scarpe perché fuori c'è l'asfalto sporco, lo smog, eccetera. Le scarpe si sporcano e quindi se portiamo magari il fango dopo una giornata di pioggia c'è anche il fango, se portiamo in casa il fango sporchiamo tutto il pavimento, abbiamo sempre da pulire. Anche se ci mettiamo le pantofole in casa, molto spesso abbiamo sempre da pulire, anche se abbiamo le pantofole o le calze antiscivolo che sono pulite. Però il mio consiglio e anche il consiglio di Valentina è togliersi le scarpe quando rientriamo dal lavoro, quando rientriamo dallo shopping, dagli acquisti, dalle commissioni, dalla posta, eccetera. Mettersi le pantofole tipo queste, o mettersi delle calze antiscivolo e camminare scalzi, tipo se avete dei bambini camminano sicuramente scalzi, oppure mettete le crocs, che sono quelle pantofole coi buchi, vi lascerò una foto, io ce le ho, estive, rosse e azzurre, e quelle lì mettetevi magari delle pantofole invernali tipo quelle che vi ho appena fatto vedere, mettetevi comunque delle pantofole da essere comodi, che siano anche pulite, che non lasciano pelucchi in giro per casa, che non lasciano briciole, che non lasciano capelli, eccetera. Togliete le scarpe perché appunto le scarpe portano sporco in casa, non va bene, mettetevi le pantofole, primo consiglio. Secondo consiglio, spolverare, togliere la polvere dai mobili. Se non avete tempo tutti i giorni o magari non avete voglia, fatelo almeno 2-3 volte a settimana, togliete la polvere da tutti i mobili della vostra casa. Io dico, adesso non lavoro, sono in casa a far niente, quindi posso pulire tutti i giorni e ovviamente pulendo tutti i giorni la polvere io non la trovo tutti i giorni, la trovo una settimana sì, una settimana no, perché appunto tutti i giorni passo la polvere sui mobili, dal computer, dalla televisione, il mobile dei libri, la cassettiera, eccetera. Però se io lavorassi, come magari molte di voi, non avrei tempo tutti i giorni di passare l'aspirapolvere sul pavimento e di togliere la polvere dai mobili. Quindi lo fate magari se voi lavorate tutti i giorni dalle 8 alle 8 di sera o dalle 8 alle 5, lo fate magari se non alla sera, al sabato o magari un giorno in settimana che siete meno stanchi. Però comunque passate molto molto spesso la polvere sui mobili, togliete la polvere dal pavimento e prima di toglierla dal pavimento con la scopa o con l'aspirapolvere passate assolutamente un panno Swiffer, un panno catturapolvere sui mobili da togliere la polvere, sia se lavorate o al mattino lo fate prima di andare al lavoro o al pomeriggio o alla sera, comunque 2-3 volte a settimana se non tutti i giorni spolverate i mobili. Secondo consiglio. Terzo consiglio, se riempite la lavastoviglie svuotatela sempre, non lasciate la lavastoviglie piena tutta la notte e il giorno dopo la dovete ancora svuotare. Io ho notato questa cosa che dice Valentina che sia molto molto valida, nel senso se io la attacco, allora se io la riempio la sera e la attacco anche alla sera, la svuoto la sera, se non è che la attacco a mezzanotte, e la svuoto subito, così poi al mattino quel problema lì, diciamo, della lavastoviglie da svuotare è un problema già fatto, già risolto e posso passare a fare altre cose e ho più tempo. Quindi è un'ottima idea. O la attaccate al mattino e la svuotate mattino, pomeriggio, comunque quando potete, o la attaccate e la svuotate la sera, dopo cena magari. Se voi mangiate alle 7:30-8, mettete voi tutto in lavastoviglie, la attaccate subito, così alla sera costa meno, dalle 8 in poi come la lavatrice, e poi la svuotate appena finisce. La mia ci mette una mezz'oretta, 20 minuti, mezz'ora per lavare bene. Poi la svuoto subito e ho meno cose da fare. Alla sera vado a dormire dopo averla svuotata, così non c'è roba da togliere il giorno dopo, non c'è la lavastoviglie che puzza perché i piatti sono rimasti dentro, idem per la lavatrice. Stendete quando dovete stendere subito, non aspettate 2-3 giorni perché poi la lavatrice con i vestiti dentro lavati dopo 2 giorni che la lasciate lì stagna e sa di discarica, di non pulito, quindi non va bene.
Svuotate la lavastoviglie, la riempite alla sera e la svuotate subito. Idem la lavatrice. Se la attaccate alla sera, la svuotate subito. Non è che la attaccate a luna di notte, credo, non penso. Se la attaccate comunque a mezzanotte, la stendete subito il mattino dopo, non aspettate 2-3 giorni. Se la attaccate invece alla sera alle 8, la stendete subito alle 9 o alle 10, poi andate a dormire. Oppure se la attaccate al pomeriggio alle 6, la stendete alle 8 di sera. Comunque, fatelo subito. Terzo consiglio. Createvi una vostra routine, questo è il sottotitolo, diciamo, del video. Io seguo questi consigli di Valentina perché ho notato che lei lo fa, cioè segue questi consigli, li ha detti lei, ok, seguo anch'io i suoi consigli perché trovo siano molto validi. Anche per me questi consigli che vi sto dicendo a voi sono molto validi, quindi createvi una vostra routine, una vostra organizzazione. Io mi trovo bene con i consigli che prendo un po' da Valentina, un po' da tanti blog. Poi, ognuno ha la propria organizzazione, ognuno pulisce, riordina quando vuole, quando può e come vuole, a modo suo. Allora, settimo consiglio, riordinare, mettere in ordine. Una casa ordinata per me è una casa pulita. Poi non è proprio pulita, perché se è solo riordinata magari c'è la polvere, quindi non è pulita, però una casa riordinata è una casa pulita, è una casa bella, è una casa che sa appunto di ordine, una casa organizzata, è una casa comunque che sembra quasi nuova, anche se poi magari c'è poca polvere da togliere, togliete la polvere in fretta ed è una casa pulita, quindi è bello riordinare. Io devo provare a riordinare in 20 minuti, come dice Valentina. Io ci metto molto di più di 20 minuti, anche se non ho una casa con 18.000 piani e 18.000 stanze, però faccio comunque molto con calma, prima una stanza un giorno, martedì, poi un altro giorno, tutti i mobili, tolgo la polvere, sono molto lenta a riordinare, però diciamo che quando vedo qualcosa in giro lo metto subito a posto. E con questo arriviamo al ottavo consiglio, no, al sesto, non lo so, vabbè. Riordinate comunque 15-20 minuti al giorno, non di più, magari mezz'ora ma non di più, dipende dalla casa che avete, da quante stanze avete, se avete figli che mettono in disordine, eccetera. Noi fortunatamente per ora non abbiamo figli che mettono in disordine, l'unico che mette un po' in disordine è Dino, soprattutto quando cucina e quando si fa la doccia, che lascia tutto in giro, ma per il resto diciamo che io non metto in disordine, almeno se sono disordinata nelle mie cose, nel make up, nei libri eccetera, ma i libri sono tutti sistemati a posto, quindi solo nel make up e nei vestiti sono un po' disordinata, ma riordino tutto e boh. Quindi provate 15-20 minuti a riordinare ogni giorno quando avete tempo, o nel weekend se in settimana lavorate, non avete voglia, non avete tempo, riordinate nel weekend. Una casa riordinata è una casa pulita. Quinto consiglio, 3, 4, 5, ok, sì, una lavatrice al giorno, questo è collegato al consiglio svuota la lavastoviglie. Allora, una lavatrice al giorno e stendete subito. Cosa vuol dire una lavatrice al giorno? È ovvio che tutti i giorni non siete obbligati a lavare sempre con la lavatrice, ma io sto provando, magari consumeremo un po' troppo di luce e quindi non so se sia un ottimo consiglio, però ho provato lunedì, martedì, mercoledì a lavare 3 giorni di fila con la lavatrice. Abbiamo tutto pulito. Si asciuga in fretta, stendo subito, quindi si asciuga tutto in fretta, se stendo appena lavo stendo subito, ed è bello che abbiamo tutto pulito e asciutto quando ci serve, quindi fantastico come consiglio, a parte lo spreco di elettricità. Però usate la lavatrice quando vi serve, non ovviamente tutti i giorni, non una volta all'anno, non una volta al mese, magari una volta o due a settimana se vi serve. E stendete subito appena usate la lavatrice, idem svuotate la lavastoviglie appena l'avete attaccata, quando è pulita. Riempitela la sera e svuotatela. Questi sono i consigli, andiamo avanti. Allora, ecco, come dicevo prima, mettere ogni cosa al proprio posto. Quando tocchiamo qualcosa, quando tocchiamo ad esempio il telecomando, sappiamo che il telecomando sul divano, abbiamo finito di vedere la TV, il telecomando va messo vicino alla televisione, così quando cerchiamo il telecomando che vogliamo accendere la TV, o l'accendiamo con il tasto e schiacciamo il tasto sulla televisione, oppure prendiamo il telecomando e lo mettiamo però al suo posto, così quando ci serve lo troviamo al suo posto. Se no, prendiamo un bicchiere, lo beviamo sul divano, beviamo un succo sul divano, dove lo mettiamo il bicchiere quando non ci serve più? In lavastoviglie o nel lavandino, ma meglio nella lavastoviglie. Poi, il cellulare quando non ci serve più lo mettiamo in tasca o quando si deve scaricare, che si deve caricare sotto carica. Le cuffie quando non ci servono per ascoltare la musica le mettiamo insieme alle cose tecnologiche in un cassetto. Mettiamo tutto, ogni cosa al proprio posto. Assolutamente, così quando ci servono le cuffie, i fazzoletti, il telecomando eccetera, troviamo tutto se mettiamo tutto in ordine. Questo è
insieme al consiglio di riordinare. Ogni cosa ha il suo posto: le sedie vicino al tavolo, la fotocamera vicino al computer, il computer sempre spento quando non serve, i biscotti nel reparto biscotti, la pasta nel reparto pasta, i contenitori di pasta, formaggio nel frigo, la frutta nel cassetto, la verdura, eccetera, eccetera. Tutto così, ogni cosa ha il suo posto. Prendiamo una cosa, la mettiamo al suo posto subito. Dino non segue molto questo consiglio perché prende una cosa e la mette così in giro, prende un'altra cosa, la lascia in giro e io riordino, ma vabbè. Io faccio sempre quello che ha detto anche Valentina, appunto, ogni cosa ha il suo posto. Prendo le ciabatte, le metto nella scarpiera, le scarpe nella scarpiera, i fazzoletti a posto, nella borsa, le robe da frigo, il cibo e lo yogurt in frigo, nel cassetto del frigorifero, la verdura e la frutta da una parte, la pasta nel contenitore della pasta, con scritto magari fusilli su un contenitore, se prendo il pacchetto di fusilli lo metto nel contenitore dei fusilli, se prendo appunto un vestito pulito lo metto nell'armadio, se è sporco lo metto nel portabiancheria e non per terra, e via dicendo. Poi, avere poche cose vuol dire meno cose si ha da pulire e meno appunto c'è da pulire, meno cose si hanno in giro per la casa, quindi non accumulate, meno si ha da pulire. Se io ho tanti oggettini, tante statuine, tante fotografie, tanti album, tanti quaderni, tante cavolatine, tanti oggetti di design, cuscini, eccetera, tante cose avrò da pulire. Se ho tante cassettiere, tanti rossetti, tanti prodottini di make up, tanti, non lo so, tante cose tecnologiche, l'hard disk, la memoria, il coperchio della fotocamera, braccialetti, orologi, orecchini, eccetera. Se ho tante cose, avrò anche tante cose da pulire ogni volta che devo pulire. Quindi non accumulare, non accumuliamo in modo compulsivo, facciamo decluttering, facciamo un riordino delle nostre cose, della nostra stanza make up, postazione make up della nostra stanza, riordiniamo quello che non ci serve, lo buttiamo via o lo regaliamo o lo imprestiamo a mia madre, a mia cugina, a mia sorella, a mia nuora, a mia nonna, a mia zia, a mia madre, a tutti i familiari, amici vari, cugini. E quello che non ci serve lo appunto lo regaliamo, lo diamo a gente che ha bisogno, e così noi ci svuotiamo delle cose che non ci servono, abbiamo meno da pulire e la nostra stanza ringrazia, la nostra casa ringrazia che non è vuota ma non è neanche piena di oggettini che non ci servono e che non usiamo. Provate questi consigli, io li seguo assolutamente, a parte la lavatrice tutti i giorni perché credo che sia uno spreco di elettricità, però comunque gli altri sono ottimi consigli. Provate anche a pulire in un'ora, a fare le pulizie settimanali, le pulizie mensili in un'ora. Io anche qui ci metto molto di più che un'ora, anche perché le pulizie settimanali e le pulizie mensili le faccio in base ai giorni, soprattutto le pulizie settimanali. Una volta al mese magari smonto i lampadari e li pulisco, una volta al mese smonto le persiane e le pulisco, smonto le porte, eccetera. Una volta al mese smonto tutti i fili della televisione, riordino tutti i cassettini, dipingo i muri, una volta al mese, una volta all'anno. Invece le pulizie settimanali le faccio appunto in base ai giorni: lunedì la cucina, martedì il soggiorno, mercoledì il bagno, eccetera. Quindi ci metto più di un'ora. Comunque fate anche voi questi consigli, seguiteli anche voi. Ciao!